nella mia bellissima cucina, nel mio bellissimo canale. Allora, oggi nuovissimo video con la mia meravigliosa Palmira, che sarebbe la macchina del pane. Voi sapete che io amo dare il nome agli elettrodomestici, e quindi oggi, visto che abbiamo fatto nei precedenti video un sacco di cinnamon salati che so che vi sono piaciuti tantissimo e mi avete taggato anche su Instagram, grazie, perché fate delle cose veramente bellissime seguendo le mie ricettine. Allora, quindi abbiamo fatto insieme i cinnamon salati, abbiamo fatto il pane integrale, questa volta facciamo i plum cake salati, meravigliosi per questa stagione da portare a tavola per i picnic, perché sono stupendi sia a vedersi che ovviamente buonissimi anche a mangiarli. Allora, io ho utilizzato un sacco di verdurine, ho fatto uno con il pomodoro, poi all'interno vedete ho messo un sacco di spezie, poi ne ho fatto un altro specialissimo con il prezzemolo e l'aglio, stupendo, poi ci ho messo sopra i peperoni grigliati, una delizia, e poi il terzo in assoluto, un po' come la via di pizza, il mio preferito, ho fatto patate anche sopra all'esterno oltre che all'interno, e poi il rosmarino, una delizia. E niente ragazzi, a questo punto vi lascio direttamente alle mie super 3 ricettuzze di plum cake salati, quindi un altro bacione, io vi lascio le ricette, ci vediamo alla prossima, ciao! Con il primo plum cake, in questo caso ho voluto utilizzare le zucchine e le andiamo a tagliare sottili sottili con il pelapatate, così ci assicuriamo appunto che vengano fuori piuttosto sottili. Allora, in questo primo plum cake ho voluto fare un esperimento, quindi ho messo tutte le verdure assieme agli ingredienti proprio all'inizio, quindi senza aspettare un secondo momento, quindi ho messo le zucchine, la farina, l'acqua, la passata, le varie spezie, l'immancabile origano, ma tanto poi ragazzi nell'info box trovate tutte le dosi appunto che ho utilizzato io. Programma numero 2, che è il programma per il pane morbido, e poi lascio andare appunto il programma. Se vi dovesse venire così un pochino troppo liquido, basta aggiungere 4-5 cucchiai di farina, perché la consistenza giusta è proprio questa che state vedendo, quindi magari ecco appunto avendo aggiunto le zucchine o la passata di pomodoro ovviamente tende l'impasto ad essere un pochino più liquido, ma basta appunto aggiungere un po' di farina per rimettere a posto tutto. Allora, avete visto che bella lievitazione, ma tanto lo sapete se avete la macchina del pane, un pochino di olio, metto sopra delle fettine di pomodoro perché adoro, diciamo, rendere il pane anche più bello, non solo profumato con l'origano, è buonissimo, è morbido come al solito, insomma straordinario, e questa è la mia prima super proposta. E la seconda proposta proprio con le patate, eccole qui, anche loro tagliate sottili sottili con la mandolina, le andiamo a mettere in padella con uno spicchio d'aglio, un bel po' di rosmarino dell'orticello mio e un pochino di olio e sale e pepe, insomma il classico. Le facciamo cuocere un pochino, giusto insomma quei 10 minuti, in modo tale da farle diventare insomma belle e morbide, in modo tale da poterle poi mettere all'interno del plum cake. Allora, in questo caso ho voluto fare diciamo una cosa separata, quindi ho fatto andare prima gli ingredienti sempre con il programma 2, vedete che ho messo un sacco di spezie comprese curcuma, aglio in polvere e rosmarino, e poi quando vedete appunto che ha terminato la prima lievitazione e inizia di nuovo ad impastare, è il momento giusto per mettere tutte le nostre patate che nel frattempo le abbiamo cotte in padella. Eccolo qui, meraviglioso, mettete la quantità che voi volete, io ho fatto un paio di patatine ma insomma potete mettercene anche di più. Eccolo qui, meraviglioso, io poi ho fatto uno strato sopra di patate e poi questo rametto delizioso con i fiorellini, che insomma più che rosmarino sembra davvero un rametto di lavanda, strepitoso. Ovviamente il pane ragazzi, neanche a dirlo, super profumato, morbidissimo, un pane ripieno di patate, quindi seconda proposta super deliziosa. Con la terza proposta di questo magnifico plum cake, allora ho voluto utilizzare tanto prezzemolo e ovviamente l'aglio in polvere, quindi stiamo realizzando praticamente un buonissimo pane aromatizzato all'aglio e il prezzemolo. Poi l'ho voluto servire con un pochino di fette di limone sopra, proprio per dargli questo aspetto super primaverile ed estivo, delizioso per i picnic, perfetto per pranzo, per cena, ovunque. Allora, io niente ragazzi, spero insomma di avervi dato qualche bella ideuzza e ricettuzza da fare anche voi in
cucina, fatemi sapere sotto con un commentino quale di questo plum cake farete per primo. Io vi mando un bacio grande grande e come al solito ci vediamo alla prossima, ciao!